formalizzarsi con lo stop ai voli dall'Africa australe. Per il momento le informazioni sono preliminari, ma sono bastate per far salire l'allarme in tutto il mondo. Stop dunque ai collegamenti di molte capitali con 7 paesi: Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe. Con una circolare del Ministero della Salute anche l'Italia ha disposto il blocco e chiesto alle regioni di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da paesi con diffusione di questa variante e dei loro contatti e in caso di focolai caratterizzati da rapido e anomalo incremento di casi. Questa variante è stata identificata in un'area con scarsa copertura vaccinale, non abbiamo ancora dati che dimostrano che essa è presente in Italia. Quello che possiamo fare è continuare a sequenziare eventualmente per individuarla e accelerare le terze dosi di vaccinazione. 61 persone arrivate dal Sudafrica ieri mattina all'aeroporto di Amsterdam sono risultate positive, passeggeri di due voli KLM, a bordo dei quali c'era un totale di 600 persone. Sono stati messi in quarantena in un hotel vicino allo scalo e adesso le autorità stanno analizzando gli esami per capire se e quanti siano stati infettati con la variante Omicron. Blocco ai voli d'ingresso negli Stati Uniti, dove per il momento non si registrano casi, ma per precauzione è stato dichiarato lo stato di